Io sono Alberto Gugino, sono qui per rappresentare il comitato promotore di Pista, questa idea di ciclovia, o meglio, progetto di ciclovia che va da Chieri a Castelnuovo, passando per Andezzena, i vari paesini, e tornando indietro, passando da Buttigliera, Riva, Cambiano, fino ad arrivare a Trofarello e Moncalieri, in modo da unire il nostro Chierese, questa zona del Basso Monferrato e del Chierese, con Torino, appunto, e con il futuro, la pista che porterà a Venezia e al Monviso. Questa iniziativa parte dall'associazione Ciò che Vale, che io rappresento, insieme a Moviti Chieri e all'associazione Il Tuo Parco, e poi ci sono altre piccoli gruppi che si stanno sostenendo in questa operazione, che nasce con l'idea di cominciare a progettare una pista, ma che sia una pista che in qualche modo rispetti il più possibile, cioè eviti di cementificare suolo, e quindi utilizzando strade bianche, sentieri e quanto riusciamo a mettere appunto per collegare, per creare questa ciclovia e fare in modo che si possa utilizzare sia per chi deve andare a lavorare, sia per farsi una spesa in campagna, sia per un turismo locale, che per un turismo invece, per un cicloturismo appunto internazionale. E la bici in questo caso diventa lo strumento, diventa un po' il cavallo di Troia per favorire un'economia del territorio. Un'economia del territorio che cercherà di mettere in rete tutte le buone pratiche di eccellenza legate però a un aspetto che riduca l'impronta ambientale, quindi aziende agricole che, facciamo l'esempio, allevano le galline a terra, piuttosto che aziende che coltivano grani antichi, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è proprio quella di utilizzare la bici per spostarsi, per divertirsi e per fare una nuova economia. Abbiamo già raccolto molte firme, stiamo raccogliendo firme a sostegno, non è una petizione, ma e le firme servono a dire: siamo in tanti che vogliamo questa ciclovia. Noi ci siamo, con il nostro gruppo, questo comitato organizzatore, ha detto: ci tiriamo sulle maniche e incominciamo a lavorare al progetto su diversi livelli. Da una parte il percorso che sia realizzabile, dall'altra parte tutto quello che servirà a dare valore a questa pista. Ad esempio, lungo la pista, che sarà identificata in alcuni punti con delle paline, queste paline permetteranno di conoscere, puntandole con il cellulare, le informazioni relative al percorso, relative a che cosa c'è di bello da vedere vicino, quindi non so, una vecchia pieve romanica piuttosto che un bosco particolare, oppure le realtà agricole, le realtà artigiane che sono nel territorio, mostrando ad esempio anche un video di questa attività, se appunto sono in linea con i principi di questa che noi abbiamo definito la Blue Way del Piemonte, quindi una pista che in qualche modo rispecchi i concetti dell'economia blu, che è un'economia che vuole imitare la natura e quindi non avere scarti di nessun tipo. Il primo che vogliamo evitare è proprio quello di utilizzare la macchina quando possibile, utilizzando invece la bicicletta, che la rende decisamente più sostenibile rispetto all'ambiente e rispetto alla nostra salute.